Sì, ma non è possibile che ogni volta che entro in sto cazzo di gioco si blocca sempre qua davanti. Ma dai, ma santo cielo. Per qualche motivo le mie torrette hanno deciso che sparare ai Vertibird fosse una bella idea. Non chiedetemi il perché. Ma perché appena appaio in casa succedono casini? Guarda, mi stanno sparando in casa le torrette. Ma io chiudo la porta, va? A sto punto almeno me li levo da casa, no? Finché gli sto sotto non mi fanno niente. Vabbè, mi entrano in casa, fanno quello che vogliono, va bene, dai. Boh, magari ci guadagno qualcosa, eh. Almeno un paio punti di esperienza, che ne so. 118, chiamali niente. 118! Ale, finalmente! 118! Santo cielo! Finalmente, almeno smettete di rompermi davanti casa. Non ci ho guadagnato nulla a livello di oggetti, anzi ho consumato solo munizioni, però almeno se ne sono andati. Oh, ma salve! Buongiorno! Spacco l'altro braccino così ti fai saltare in aria. Dai, fatti spaccare il braccio. Dai, su. Che palle. Vabbè, piombo. E piombo. Vabbè, è qualcosa. Eccoci arrivati. Buongiorno. Buonasera ormai in realtà. Stavo pensando di spostarmi. Tu sei cattivo? Quel Mr. Gazzi lì è cattivo? No, sembrerebbe di no, perfetto. Stavo pensando... un bel po' di roba, fantastico. Prendi tutto. Di trasferire casa. Perché mi sono un po' scocciato di stare lì. Più che altro vorrei trovare, come questa casa, un posto, perlomeno, non tanto lontano da una fonte d'acqua. Partiamo da questo presupposto. Ma secondo luogo... non troppo pericoloso e che sia comunque vicino a delle risorse interessanti. Per esempio, la prima casa era vicino alla zona iniziale. Buon salve, non sapevo come entrare, quindi entro da qui. Salve. Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Una recluta. Ma cosa diavolo, cadetto? Non hai l'uniforme? Lo so. O torni contenuta e casco militare, oppure non tornare affatto! Va bene, signore, tornerò indossando quello che chiede. Ma pensa a te se mi devo pure vestire per fare la missione. Vediamo dove sono le uniformi. Non lo so, perfetto. Abbiamo trovato il voucher. Quindi le uniformi si trovano di là, perfetto. È qui che sono le uniformi? C'è uno che dorme con un fucile in mano, quando si dice dormire sicuri. Eccoci qua. Voucher. E dove le trovo stavolta? Devo tornare indietro. Oh, che gioia. Eccoci qua, finalmente. Almeno non devo neanche pagare. Ah, perfetto, me l'ha già data. Grazie. Vediamo come ci sta questo uniforme. Ah, ma è un uniforme dell'esercito classica. Niente di che. E il casco dell'esercito. Tutta roba che già avevo, praticamente. Ma perché sono così grasso? Perché sono così gonfio? Che è successo? Ah, perché c'è sopra tutta l'armatura. Ok, ma non mi ricordavo fossi così pieno. Ma che tra l'altro la tuta spaziale comunque... copre tutta sta roba, cioè non sono gonfio qui almeno. Con sta roba sembro di 50 kg in più. Ora che sono di nuovo un soldato cicciottello, posso salire di sopra, vero? Salve signore, sono tornato, aspetti. Il rimedio me lo prendo. Salve. Ah, così ci siamo. Esatto. Abito perfetto da indossare quando si muore. È solo sporco, però fa niente. Ci sono tre esercitazioni che dovrai completare. Una di qua, una di qua e una di là, va bene. Va bene. I corsi, come tutte le cose nel territorio dell'Appalachia, sono automatizzati. Pertanto voi, mammiferi superiori,
potete affrontarli come vi pare. Perfetto, allora inizierò dal corso di agilità. Inizia il corso. Sì, se riesco a muovermi. Ok. Pulsante. Cioè devo continuare a fare avanti e indietro, tutto qui? Ma porca. Dov'è il prossimo? Ah, ecco, devo continuare. Ma vaffanculo. Uno e due. Aspetta. Fatto. Dov'è il prossimo? Ah. Dannazione, che palle. Dov'è? Non lo vedo. Cosa devo... Dov'è il bottone? Ah, eccolo. Non lo vedevo, perdonami. Dov'è? Eccolo qua, il prossimo. No, non lo vedo. Meglio andare piano sulle travi. Ho ancora un minuto. Ah, dannazione. E un altro è andato. Non mollare. Eccolo. Aspetta. Fatto. E dai. Ma porca miseria. Devo anche passare per i punti. Non lo vedo. Se lo vedessi. Eccolo lì. Non ce la faccio. Dovrò rifarlo. Dovrò sicuramente rifarlo. Non è finita. Lo so che non è finita. Ma non mi dici dove sono gli altri. Che cazzo. Dai che forse, forse... Questo è l'ultimo! Avanti! Dai che forse... Dov'è? Ho i sensori in avaria! Uff! Che culo, è l'ultimo secondo! Uff! Ottima prova! Tante care cose, signor! Ancora due esercizi! Muovi quelle gambe e datti una mossa! Prossimo obiettivo cos'è questo? Il patriottismo. Ok, questo sembra facile. Ottieni le prove che dimostrino che sia il comunista. Ok. Smascherare un comunista può fare la differenza tra la vita e la morte. Per te. Oh dai, devo davvero chiedere chi è un comunista qua? Ma porca. I miei antenati sono arrivati qui sulla Mayflower. C'hai per caso degli indizi che comunicano che tu sei un comunista? Tipo questo diario? Tu invece che cos'hai da dire, Jimmy? La mia festa preferita! Beh, ovvio, il 4 luglio! Ovvio, il 4 luglio! Richiede una chiave. Jimmy, che cosa nascondi? Tu invece che cosa c'hai da dire? Qui è diverso da San Francisco, gli inverni sono così freddi. Mi suoni di comunista tu. Perché tu hai un terminale chiuso, Jimmy? Cos'è da nascondere all'esercito? Sì, mio padre è nel sindacato, perché me lo chiedi? Perché allora è un terminale bloccato? Il mio terminale mi tiene compagnia mentre papà è in miniera. Serviva una nuova password, così ho usato le iniziali di una persona che ammiro molto. Tu non hai detto che tuo padre lavorava nel comune? La password sarà sicuramente Franklin. La lezione di oggi, eh? Jimmy, che cosa mi nascondi, Jimmy? Eccolo qua! Lo sapevo che eri un comunista, Jimmy! Ecco le prove! Ce le ho le prove, Jimmy! Sei un comunista! Maledetto ragazzino! Posso andare? No! Jimmy è il comunista! Metteremo in colletti di stia i ceppi prima che un comunista possa dire ma sono ceppi quelli! Oh, finalmente, ci manca solo la precisione al tiro. Questo è facile, secondo me. D'altronde, non sono cecchino mica per niente. Allora, qual è la prova? Fammelo usare però sto terminale. Inizia il corso, perfetto. Quali sono i bersagli? Ma stai zitto, scemo.
Merda, smancato. Ecco, dai, l'ho preso. Ecco. Presi tutti. Ah, 30 secondi. La prova del fuoco, eh? Perché mi sa di stronzata? Secondo me, guarda, mi lanciano contro dei sintetici. No, non è vero. Mi lanciano contro dei ghoul. Può essere. No, è più probabile che mi mandino contro dei robot. Molto più probabile. Buon salve. Sono arrivato alla prova del fuoco. Elimina la minaccia comunista. Ok, inizia il corso. Attenzione! Tutti i cadetti pronti per la prova di fuoco operativa. Eccomi. Devono recuperare l'arma preferita e procedere al campo di addestramento, chiaro? La loro arma preferita, addirittura. Ci sono i soldati? Non mi sembrano finti, dai. Mi sembrano ovviamente finti. Munizioni. Ma ci sono munizioni qua in giro. Ma che bello. Grazie. Ma proprio simpatia questa. Perché ho paura che ci saranno automatron? No, mi sa solo protectron, dai. Sembra una roba facile. Però il fatto che ci sono le munizioni, grazie. Grazie a tutti. Oh, aspetta, fermi un attimo. Io ho dimenticato di sistemarmi. Un attimo, fermi. Ah, salve. Ma io ti distruggo l'esistenza, eh. Stupido iBot, vieni qua. Faccio il culo io, eh. Mica tanto simpatico. Dov'è? Uccidere il comunista. Il comunista deve morire. Ok. Vieni, robot comunista. Fermi. Tutta sta roba mi serve. Dove sei? Dov'è andato l'iBot? Perché non li vedo i nemici? Forse perché sono sopra? La tua fede politica verrà cancellata. Ma stai zitto. Scemo. Nessuno abbatterà il nostro grande popolo. Di sicuro non voi. Ah, sta scappando l'iBot, eh? Maledetto. Fighetta. Compagni comunisti. Forza allora, venite. I'm waiting. Pronti, giovani. Nuovo carico di bolscevichi che aspettano solo di essere sepolti. Date su, su, su. Sto aspettando, venite. Ecco fatto. Altri iBot che fanno i simpatici. I Protectron sono troppo protetti per colpirli coi fucili. Faccio prima a non sprecare munizioni. Ti spacco le braccia come l'altra volta e ti faccio esplodere. Ecco fatto. Non sarò io a morire stasera. Sarete voi. Buono, scemo. Dov'è il prossimo? Eccolo lì. Cosa sei tu? Un comunista bot? E allora meriti di morire. Va bene, le attendo, signore. Un grosso bot? Un assaltron cattivo? Cos'è questo errore di sistema? Forza! Aia! Chi è che spara? Faccio saltare in aria io, eh? Mica tanto simpatico con voi comunisti! Oh merda!
sta per esplodere. Ti uccido prima io, prima che tu possa uccidere me, fidati. Ce ne sono altri qua sotto, vero? Minchia. Crepa. Stronzo di un bot. Ti chiamerò stronzo bot. Vieni qua. Dove è andato? Ecco fatto. Già. Mi dai il mio diploma? Oh, che bello. Anche questa prova è stata completata. E vai. Sergente Capitano Signore, buongiorno. Bene, bene. I miei sensori suggeriscono che non hai perso la vita come temevo. Sono qui, sono vivo. Cadetto. Già. Dovrei dire soldato. Esatto. Ora sei un membro a tutti gli effetti degli Stati Uniti. Vala fuori e rendici fieri di te. Riposo. Riposo. Cosa mi date per questa prova? 100, no, 1000 di esperienza. Vabbè, è già un premio quello. Però mi aspettavo di più, almeno qualche, non lo so, un'arma. E ora devo ottenere un documento identificativo del governo. Dove lo trovo? Al Campidoglio, ma che palle. Quanto non mi è mancato questo posto. Dove ottengo il mio documento? Sono un soldato? Ok, non c'è nessuno, perfetto. Richiesta documento, esegui la scansione, inserisci il tuo nome, recluta dell'esercito, l'indirizzo di residenza, via dell'Apocalisse, ecco fatto. Consegna il modulo di richiesta al dipartimento B. Oh, bene, devo fare anche la burocrazia? E attendere la chiamata del terminale automatizzato. Ma che davvero? Porca troia, vi spara tutti. Dov'è il bigliettino? Ecco, prendiamolo. Il numero C42. Ma che bello. Devo davvero attendere? Devo davvero stare qui ad aspettare? Dipartimento B. C39, ripeto, C39. Fare rapporto alla sezione B. C39. E vabbè, attendiamo. M14. Aia, pezzo di merda. Ma testa di cazzo. Vabbè, almeno qualcuno leggendario, dai. Ma porca puttana. Spacco la faccia a tutti io, Un lanciagranate, ma che bello. So che molti nutrono dei dubbi sull'automazione. E so che ha influenzato il nostro stile di vita nel breve termine. Ma io vi odio tutti. Ma l'automazione... Minchia, quanti punti score? E case, proiettandole nel futuro. Perciò ti invito a votare sì. Hai voglia, quanti punti ho fatto? Grado 6, grado 5. Chiamata per N15. N15. Perché troia, vi odio. Quando è il mio turno? C41. Ah, devo fare le ondate, ma che davvero? C41. Ma vaffanculo. Che troia. Che i moduli siano compilati correttamente. Sai che se mi dicono che il mio modulo non è fatto corretto, dopo gli spacco la faccia a tutti qua. Il registro dei sovrintendenti e il depuratore d'acqua. Yes, finalmente. Porca... Se perdo il mio turno per colpa vostra, vi spacco tutti, Avviso, l'orario d'ufficio sta per terminare. Dio santo. Vi ammazzo. Uno per uno. Ecco fatto. Eccomi, è il mio turno. Salve a lei, un cazzo. Esatto. C'era un po' di fila, Scansione. Elaborazione. Elaborazione in corso. Dio mio, io ci sparo. Certificato di residenza a Charleston richiesto, con timbro postale valido. Dio santo. Io ti sparo, sappilo. Giornata.
Ah, devo andare a Charleston ora, eh? Questo è perché ho fatto la cosa di metter via dell'apocalisse, vero? È colpa mia? Che culo! Che culo che ho trovato subito una cassetta delle lettere! Tanto lo so già che mi chiederai di prendere di nuovo il numero, lo so già io! Ah no, dai, meno male! Indirizzo identificato. Chi c'è? Scansione. C'è qualcuno di là? Grape Street non corrisponde all'indirizzo sul DMV a T21C, signor abitante. Acquisizione autorizzazione DMV a T21C dal palazzo di giustizia di Charleston. Dai! Buona giornata. Buona giornata un ca... Ah, ma è un giocatore! Madonna mia, salve! Dai, su! Fammi prendere sto modulo, sto qua, ho ucciso un bel po' di ghoul e non mi ha lasciato niente. Ecco fatto. Che tra l'altro, perché nella mappa mi indica che lì c'è un rifugio quando siamo dentro al chiuso? Bah, cose strane succedono nella Palakia. Anche tu sei qui per i moduli, eh? Tieni, ho il modulo. Dio mio, sbrigati o ti sparo. Identificato. Scansione. Elaborazione. 1203 Grape Street non corrisponde all'indirizzo DMV a T21C. Catroia. Signor abitante. Acquisizione autorizzazione DMV a T21CV dal palazzo di giustizia di Charleston. Buona giornata. La burocrazia pure. Come allungare una missione per niente, vero? DMV a T21CV. Riconosciuto. Elaborazione. Sentiamo. Elaborazione. I documenti richiesti per il rinnovo d'identità sono adeguati. Oh, meno male, a quanto pare ce li avevo già allora. Il dipartimento B è solo per i rinnovi. Il dipartimento C è per l'emissione di nuovi documenti. Porca troia, io ti odio. Giornata. Ti spacco la faccia. Devo riprendere il numero, vero? Salve. Il dipartimento C chiede di rimettersi in fila per fornire assistenza. Prendere un numero e accomodarsi nella sala d'attesa per essere chiamati. Buona giornata. La burocrazia anche. Tieni, ecco il mio numerino. Io lo sapevo che andava a finire così questa stronzata che mi diceva che non sarebbe andato bene. Ma ancora i ghoul, ma dai. Ma inventati qualcosa di più. Troia, spacco la faccia a tutti ora. Ah, c'aveva pure il numerino lui. Aspetta, dov'è quello col numero? Ah, niente, non contava nulla, peccato. Sarebbe stato bello se gli rubavi il numero e andavi prima di lui. Oh, finalmente tocca a me, dai. Il dipartimento C è attualmente occupato. Seconda pausa caffè obbligatoria in corso. Fine tra 5, 4, 3, 2, 1. Pausa caffè terminata. Reinizializzazione domanda. DMV AT21C e documenti allegati identificati. Meno male. Scansione. Elaborazione. ID errore 34B/1. Certificato di nascita valido richiesto. Consultare la documentazione d'aiuto sul terminale applicativo. Porca puttana. Buona giornata. Buona giornata un cazzo, io vi faccio saltare in aria appena finisce sta missione. A tutti e due. Posso fare un reclamo? Scopriamo l'errore. 34B1, eccolo qua. Certificato di nascita non valido. Ma che foto bellissima quest'uomo. Ecco, ho trovato anche il sigillo. Porca troia, spero che sta roba finisca il più presto, perché sta durando l'inverosimile per il niente. Allungare una missione per cosa? Attendi, per favore, aspetta il tuo turno. Ondata di nemici, aspetta ancora il tuo turno merdoso. Sai, vero che io vi faccio esplodere appena finisce la missione, no? Salve.
Salve. Sì, ho anche il timbro. Scansione. Elaborazione. Scansione. Tutto in ordine. Procedere alla postazione. Finalmente. Il documento di identità governativo. Fatto. Buona giornata. Tieni, ho la foto. Oh, meno male. Porca troia. Siete fortunati che non vi posso far esplodere. Porca troia, mi mancavano gli ardenti. Dai. Spacco la faccia a tutti quanti voi stupidi con la pelle rossa e i cristalli verdi in faccia. Dannazione. Sai cosa? Vado di armamento pesante ora. Mi sono stancato. Tanto le munizioni ce le ho per sfruttarle. Dai, forza. Non stavate facendo gli spavaldi di sto gran cazzo? Porca troia. Berserk addirittura. Quanto ce la tiriamo, eh? Quanto ce la stiamo tirando. Però almeno il fucile, la carabina da combattimento, ti ringrazio. Ti prego, dimmi che è finita. Ti prego. Registrazione. Oh, scansione. E vai. Indaga sulla confraternita sulle bestie ardenti. Andiamo ad indagare. Forza. Andiamo a vedere. Tanto lo so che mi diranno, siamo stati ammazzati dagli ardenti. Come ha fatto il sovrintendente ad arrivare qui? Come? Come ce l'ha fatta? Che io ho dovuto girare in culo al mondo per salire qui. Lì c'è una Bubblehead. Io voglio entrare qua dentro. Fatemi entrare. Urgente. Vediamo. Vabbè, non mi ha fatto vedere niente. Ma almeno è finita. E vai. Oh, santo cielo. Ora devo andare a casa, lasciare giù tutta la roba. Poi ne riparliamo. Ricompensa. Laser, celle, copricapo, uniforme. E vai. Sono un membro della confraternita ora.